Buona vitalità per gli istituti scolastici bresciani che quest'anno hanno avuto un buon incremento di iscrizioni. Gli istituti fra comprensivi, scuole di infanzia statali, primaria e secondaria di primo grado sono 14, con 14.366 studenti in aumento di 373 unità. Stessa cosa, anche se più lieve, per le scuole di infanzia comunale e paritaria. Le scuole di infanzia statali che fanno parte degli istituti comprensivi sono 15, 21 le scuole di infanzia comunali e 21 anche quelle convenzionate. Allora, emerge che c'è una grande vitalità per quanto riguarda le iscrizioni, ad esempio per quanto riguarda i dati relativi ai nostri istituti comprensivi, cioè che comprendono la scuola dell'infanzia statale, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Gli istituti comprensivi sono 14, c'è un aumento di alunni, perché in totale gli alunni sono 14.366 con un aumento di 373 studenti. Quindi ecco, è un dato così interessante a nostro parere. Dai dati emerge invece una leggera flessione per gli istituti paritari. Allora, dai dati che abbiamo noi, sì, c'è una leggera flessione, poi li vedrete nel dettaglio, c'è una leggera flessione, probabilmente appunto un po' la denatalità, quindi la decrescita demografica incide, però è chiaro che poi c'è anche rilevante quello che è l'aspetto legato alle quote di iscrizione, quindi è evidente che c'è sì una leggera flessione.